punta, io ho uno sguardo importante su due fattori, due fatti assolutamente nuovi, perché io posso parlare di documenti, di storia, riportare la memoria indietro nei secoli, ma poi rimaniamo e andiamo sempre al punto di partenza, ma questo incontro questa lettera è vera, sì o no? Possiamo dimostrare la presenza di italiani? Possiamo? Chi ci aiuta? Ci aiutano i teologi che negli anni 60, nello scorso secolo, hanno cominciato a trattare la vita dei padri della Chiesa e hanno cominciato a scrivere parola per parola, pensiero per pensiero, atto per atto, che cosa avevano individuato, che cosa era vero, che cosa non lo era, che cosa era marginale alla storia. Arrivando a trattare la vita delle opere di Epifanio di Salamina, si accorgono che hanno il desiderio di conoscere e parlano a loro.
San Bacchino, Bacchino non esiste, è il vescovo di Corinto che si prende cura di quelle comunità che per numero, per piccolezza, non avevano un prestito, un diacono, un anziano, quindi un gruppo di credenti che se sono ebrei sicuramente vanno a Gerusalemme, c'è un legame, un cordone umbilicale. Giustamente lei dice, ma sa, c'è un rabbino, lei immagina Giovanni che fa avvicinare da rabbini, da scrivi, colei che il Signore in croce gli ha affidato, tieni la nascosta da parte. Sembra che proiettiamo indietro una libertà che andiamo dopo. Oggi i cristiani si possono muovere, ma nessuno avrebbe mai fatto avvicinare una donna. Come questo scriba ha potuto dire tramite Giovanni, può anche averle detto, cosa ha capito del cristianesimo, come il giudeo cristiano, come gli ebioniti, cioè non riuscivano ad afferrare adesso. Lei immagina che Maria mandi una lettera e dica, io Maria qui, mi capisco, a parole posso dire, anzi, io vi benedico, noi benediciamo la città, quale città? E parla di Bacchio. Bene, il libro, ma a modo di leggere, se non c'era che io, non nomino, non Bacchino, ma nemmeno Bacchino, perché fa bene dire che c'è un Bacchino di Corinto, perfetto, con il quale partecipa con Ireneo nel 177 al Concilio di Gallia. La figura però di Bacchino viene osservata San Girolamo, da Eusebio Panfilo, da discepolo bizantino e da Rufino d'Aquileia. Perché? Perché loro si accorgono, sommariamente faccio un altro piccolo inciso, la Biblioteca Sant'Ottimo prende le memorie di Panfilo attraverso il Panfilo, Eusebio e San Girolamo. E ho fatto sorprendere questa cosa a Padre Fiorenzo. Sei presenti che sono rimasti resistenti e notevoli. Intanto un saluto a Padre Alessio Mandagnocchis, vero più o meno, l'archimandrita del rito greco della nostra, che è una memoria vivente di quello che è stato e che è in Messina e che può essere per il futuro. Dobbiamo guardare avanti. Archimandrita, ma già bibliotecario dell'unico monastero basiliano dell'Occidente, quello di Grotta Ferrata, per più di 20 anni. Nascosto tra i libri, tra i capici libri, quindi un suo intervento è sempre competente per noi nominati. Ringrazio il dottor Fumia, il quale dà un contributo ulteriore, ha dipannato molto fino, molto, moltissimo, la ringrazio di buona qualità per le citazioni che lei ci ha presentato. Questo filo adesso serve per tessere, dobbiamo quindi leggere.